Buongiorno, buonasera o buonanotte ragazzi, io sono Blue87 e oggi siamo tornati sulla nostra Porco Mondocraft. Bene ragazzi, oggi abbiamo da ultimare gli ultimi due obiettivi della serie. Quindi in questi giorni mi sono impegnato a costruire questo, ho consumato montagne 18 e ho fatto un buco in quella miniera là sotto, spropositato. Da qui qua sotto poi ci va il raggio. Ho la stella del Nether, mi pare che ci vuole il vetro, quindi vabbè, controlliamo. Tanto qua c'è il magazzino, quindi allora. Io non so manco dove cercarlo il raggio più che altro. Eccolo qua. Mi servono 3 pezzi d'ossidiana e 4 vetro e 5 vetro. 1, 2, 3. Ok, andiamo a costruire insieme il raggio che era il primo qua. Ecco qua, abbiamo il raggio, ragazzi. Quindi oggi andiamo a fare insieme il raggio, andremo a ultimare il raggio e anche il tempio Maya, che poi appena mi ricorderò chi mi ha scritto di fare il tempio Maya, lo metterò sul Wall of Fame. Anzi, se stai guardando questo video, dimmi, ricordami chi sei che ti metto sul Wall of Fame, tu che mi hai suggerito di fare il tempio Maya. Se avete altri obiettivi, ragazzi, suggeritemeli sempre perché comunque gli obiettivi adesso sono finiti e non ho più niente sostanzialmente da fare su questa serie. Quindi fatemi sapere cosa volete che io faccia su questa serie, suggeritemi cosa fare, cosa costruire e io cercherò di accontentare tutti. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Raggio al centro. Perfetto. Il raggio, vedete, posso mettere forza. Ah, come l'ho messo io posso mettere la forza. Posso mettere a 5 mi dà rigenerazione. Però non c'ho tutto questo ferro, quindi comunque c'ho parecchi bonus. Comunque fretta, velocità, sono buoni, sono buoni. Abbiamo costruito il raggio. Adesso prendo questo blocco di vetro. Vado a chiudere il buco qua. Il raggio passa attraverso il vetro, spero. Sì. E sopra c'è il buco, quindi adesso da lontano potrò vedere anche casa mia, se caso un giorno mi vado a perdere con questo fascio di luce immenso, riconosco subito casa. Bene, adesso ho tutti quanti i materiali per fare il secondo obiettivo, ovvero la casa di Porky, il nostro maialino che ci accompagna ormai da puntate e puntate, anche se non l'abbiamo mai utilizzato più di tanto, però forse ci faremo una bella cavalcata col nostro Porky. Allora, casa di Porky la strutturerò a fianco a dove c'è già casa lui, quindi dove c'è questo buco uno per uno io andrò a distruggere la recinzione intorno. 3 e cominciamo dalle fondamenta di questa casa di Porky. Allora, io ho paura di perdere Porky in questo frangente, quindi alzo un muro di due. Rispettando le dimensioni della pixel art, quindi così. Ecco spacchiamo il cartello Porky, che non serve momentaneamente, così Porky non dovrebbe riuscire ad uscire. Qua sotto, eventualmente, due cancelletti, se un giorno voglio farlo uscire. Ok. Facciamo uscire Porky da qua dentro. No, t'ho fatto male, lo so, scusami. Non volevo farlo. Guarda lo stronzo dove è andato a conficcarsi. No, no. Ok. Ora io dovrei avere la carota qua dentro, giusto? Sì, bastone e carota. Adesso io salgo su Porky. No, Porky, no. Devi seguire la carota. Devi entrare qua dentro. Chiudiamo tutto l'ambaradam qua. Ok. E Porky momentaneamente è al sicuro. 1 e 2.
qua, ci voglio fare una piscinetta, si può anche andare in piscina se vuole. Ok, però il maiale ha il muso sporgente, quindi devo rifare questa parte. Allora, adesso, dato che c'è un po' di qua, voglio fare nella fornace 1, 2, 3, 4, 5, 6 pezzi di vetro, va, per fare una finestra a porchi. Poi vedo dove mettere questi pezzi di vetro. Materiale, intanto la casa sembra molto carina, però voglio completare un attimo questa parte. Devo fare un altro blocco indietro. Un sacco di legno appresso, vado a fare un po' di scala di legno. Ok, continuiamo qua. Uno e due. Io qua potrei anche recintare. Ok, ho un cancelletto, due cancelletti, quindi ancora più perfetto. Ok, adesso il maiale c'ha l'uscita, se vuole stare anche nel cortile. Piazziamo qualche torcia e andiamo a tosare le nostre pecorelle per completare questa fantastica ambientazione. Dai, pecorelle, mangiate, datemi da una rosa, dai, dai, mangia, 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 pecora, mangia. Però se non mangiano le pecorelle qua non mi daranno mai la lana. Dai, tutto verde c'è a terra, mangiate. Intanto mi toso qualcun'altra pecora. Allora, o mangi o ti uccido. Che decidi? Che guarda, disinteressate proprio. Nella cesta non c'ho più lana, giusto? Oh, hanno mangiato! Hanno mangiato! Hanno mangiato! Corri, corri, corri. 4 pezzi di lana mi servono. L'avete dati 5, vedi? Le mie pecore danno soddisfazioni, ragazzi. Abbiamo ultimato la casa di porchi con questi 5 pezzi di lana. Fanculo. Ah, è uscito nel terrazzino, è uscito, vedi? Non gli piaceva forse l'interno, anche se. Guarda, è proprio fiero lui. Allora, intanto il cavallo, poi daremo un nome al cavallo. Suggeritemi il nome del cavallo, ragazzi, eh? Il nome più bello che mi verrà suggerito andrà sul Wall of Fame, ricordo sempre. Continuate a suggerirmi cose da fare perché i commenti belli verranno scelti e andranno sul Wall of Fame. Il tetto lo faccio di legno. Anche perché andare a fare un altro sbattimento di lana non ne vale proprio la pena. Tanto il tetto non si vede, dentro non c'entrerò, quindi il tetto posso farlo benissimo di legno. L'unica cosa che voglio fare è mettere delle torce. Tanto il maiale al buio sta bene, però un po' di luce non gli farà male sicuramente. Oh, l'avete visto? È entrato dentro. Che bello. Sono contento che a Porky piaccia la sua nuova dimora. Noi adesso andiamo a spaccare gli obiettivi. Perché ragazzi, gli obiettivi della serie sono finiti. Non mi sono proposto altri obiettivi. E quindi confido in voi per nuove cose da fare su questa serie. Quindi, casa di Porky. Ultimata e faro ultimato. Abbiamo svuotato il muro delle cose da fare. Quindi ragazzi, da me 1087 è tutto. Noi ci vediamo in un prossimo episodio della Porco Mondocraft. Mi raccomando, suggeritemi cosa fare e noi ci vediamo al prossimo episodio, a venerdì prossimo. Bella ragazzi.